liberazione di miracoli carinieri che hanno dato delle conquiste di diritti e libertà che ci hanno avvicinato alle grandi democrazie europee. Basta pensare ad esempio alla più importante, la madre, diciamo, di tutte le battaglie per i diritti e libertà per quella appunto che ci ha portato al voto. Poi sono altre battaglie importanti come quelle della conquista dei consultori, la 194, il diritto di famiglia, il divorzio, tutta una serie di parità, la legge sulla parità salariale, quella sulla conciliazione che è abbastanza recente in termini di tempo perché risale al 2000, sono tutte frutto di battaglie che hanno appunto visto impegnato nel nostro paese. Oggi ritengo ci sia una grande necessità, proprio perché stiamo attraversando un periodo che io ritengo particolarmente così difficile per le donne che ci vedono, un periodo che ci vede in qualche modo così regredire notevolmente sul piano culturale per via delle cose che appunto stiamo assistendo, che tendono in generale ad erodere un pochino quelle che sono state appunto le conquiste delle donne. Questo rischio c'è. Le nuove generazioni danno per acquisito, per scontato alcune cose, ma ragazze, credetemi, ce ne sono, anche qui qualcuno c'è, non sono cose così scontate, vogliono portarcele via, e quindi bisogna che in qualche modo riprendano le donne la parola, bisogna ridare voce e corpo la parola delle donne. Vorrei anche chiarire un atto, fermare un atto sul concetto di libertà. Proprio recentemente abbiamo assistito a una polemica molto strumentale sulla libertà delle donne rispetto all'uso del loro corpo e rispetto al rapporto che le donne hanno con la sessualità. Io credo che la libertà che rivendicavano le donne nelle grandi stagioni appunto di lotte, di cui alcune di voi sono state protagoniste, non era una libertà che mirava a poter vendere il proprio corpo, usare il proprio corpo come merce di scambio per poter raggiungere facilmente, quindi utilizzarlo come scorciatoio per poter raggiungere facilmente posizioni di potere o di prestigio, oppure per poter conquistarsi e accaparrarsi un posto in qualche consiglio di amministrazione o in qualche consiglio regionale o in Parlamento, no? Per poi potersi garantire una rendita. No, non era questa la libertà di cui parlavano le donne. Le donne parlavano anche di libertà, la libertà nobile, la libertà di poter scegliere liberamente cosa fare se stesse, di poter scegliere il proprio progetto di vita, di poter scegliere consapevolmente e responsabilmente la maternità, la libertà di poter sognare liberamente e di creare le condizioni affinché questi sogni appunto potessero poi diventare realtà. Questo hanno fatto le donne in Italia. Altra cosa invece è il giardinaggio, quello che oggi le nuove generazioni soprattutto spacciano, le nuove generazioni strumentalizzate anche da donne, diciamo, che invece hanno una storia alle spalle importante, e dovrebbero, il libertinaggio è un'altra cosa, che appunto è il modo, la modalità di approccio alla vita con cui c'è un eco, la modalità di approccio alla vita con cui appunto si raggiungono facilmente alcune posizioni, alcune condizioni utilizzando il proprio corpo. Io credo che questa è una cosa che offende le donne, non è questa la libertà di cui le donne parlavano, ma credo anche che è qualcosa che mortifica la relazione fra i due generi, fra l'uomo e la donna. La nostra è tuttora, ahimè, una società fortemente maschilista e patriarcale, e quando io uso questi termini non dobbiamo spaventarci, perché non vogliono, come dire, non sono termini estremisti come invece appare più delle volte, che ci fanno in qualche modo porre una condizione di chiusura nei confronti del nostro interlocutore, perché usa questi termini. In realtà questi aggettivi stanno solamente a qualificare, a delineare i tratti fortemente caratterizzanti della nostra società, della nostra Italia. Cosa voglio dire? E lo dico non tanto in termini, come dire, di discussione, perché questo potrebbe in qualche modo espormi, no, al fatto che comunque la mia appartenenza eccetera, ma ne voglio citare alcuni dati che invece sono, come dire, in modo assolutamente neutrale, quindi scevri da qualunque condizionamento o riferimento appunto politico. L'Italia vede le donne impegnate nel mondo del lavoro in una percentuale che pare al 46,6%. Questo vuol dire che una donna su due non lavora. Fra le donne che lavorano, una su sei ha un lavoro precario. La precarietà la possiamo identificare essenzialmente col genere femminile. La percentuale delle donne occupate diminuisce proporzionalmente al numero dei figli, ovvero
le donne quando mettono al mondo dei figli sono costrette a rinunciare al lavoro per una parte, diciamo, della loro vita, o comunque a cercare forme di lavoro che sono ulteriormente più precarie, quindi anche sfruttate. Questo lo dico perché noi facciamo da parlare anche delle volte così fra di noi, anche con le mie consigliere, ecco, facciamo da parlare di pari opportunità. In realtà in Italia non esiste, non c'è, se non solo sulla carta, una politica vera e efficace che abbia inciso notevolmente su queste percentuali che vi citavo prima, contrariamente invece a quello che avviene in altri paesi dell'Europa. Cito ancora una volta i soliti paesi che da questo punto di vista credo che siano all'avanguardia, come appunto i paesi del nord, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Olanda, ma anche la Spagna in alcuni ambiti ci supera. Per quanto riguarda il mondo del lavoro rimangono fortissime discriminazioni sia sul piano retributivo che sul piano retributivo salariale, quindi sul piano delle carriere. Sono pochissime le percentuali delle donne che riescono a raggiungere i vertici, quindi posizioni apicali nell'ambito delle aziende, sono davvero pochissime. Nei luoghi decisionali le donne rappresentano ancora oggi una rarissima eccezione, per non parlare poi dell'ambito della rappresentanza istituzionale, dove, quindi anche politica, dove le donne veramente raggiungono posizioni che ci collocano nella classifica internazionale, addirittura dietro ad alcuni paesi africani. Ecco, quindi questo è per dire, per spiegare, perché noi parliamo ancora oggi di una società, come dire, fortemente patriarcale e maschilista. Soprattutto assistiamo recentemente, poi mi sembra proprio a una, come dire, a una recrudescenza in questo senso, nel senso che vengono attraverso i sistemi mediatici, quindi la televisione, eccetera, viene rappresentata la donna in un ruolo che è fortemente mortificante della sua dignità, e quindi la donna come comunque contorno, come, come dire, contorno di uno spettacolo, di uno spettacolo organizzato da una donna, diventa appunto la velina e che usa il suo corpo per, come dicevo prima, per poter così abbellire situazioni che sono determinate dall'altro e non da noi. Questa iniziativa, dicevo, si colloca nell'ambito della celebrazione dell'8 marzo e voglio anche qui fermarmi solamente 2 secondi, perché noi, le nuove generazioni, hanno conosciuto e conoscono l'8 marzo come una festa, no? Per cui si va fuori a divertirsi, si va fuori a cena con le amiche. E ahimè, ma ahimè proprio mio, quindi vi chiedo scusa, non voglio, come dire, in alcun modo offendere la sensibilità di nessuno, ma per il mio modo di vedere e concepire l'8 marzo, vanno anche a vedere gli spettacoli, discoteche, spogliarelli e quant'altro, quindi in alcuni casi anche scimmiottando atteggiamenti e comportamenti che sono molto maschili, e questo io personalmente non lo condivido. È diventata una festa che in questi ultimi decenni, devo dire, si è trasformata quindi in un commercio, in un business e null'altro. Le nuove generazioni purtroppo la conosco in questo mondo, ma invece bisogna fare in modo che noi, che siamo un pochino più, come dire, più avanti negli anni, che abbiamo qui nelle spalle anche un percorso, dobbiamo prendere proprio come obiettivo quello di trasmettere alle nuove generazioni il significato dell'8 marzo, quindi recuperare la sua origine, che trae appunto da un evento drammatico che si è svolto all'interno di una fabbrica, un'industria tessile, a New York nel 1908, l'8 marzo, alcune donne stavano protestando contro il loro padrone che le teneva lì dentro una condizione lavorativa veramente disumana, sottopagate, appunto in condizioni pessime di lavoro. E pertanto loro scioperavano, scioperato per diversi giorni, il padrone le ha rinchiuse dentro, quindi non dando più loro la possibilità di uscire, come forma così di ricatto, no? È divampato un incendio, non si sa ancora, cioè non è mai stato chiarito se prodotto accidentale, e 129 donne operaie perirono in quell'occasione. Alcune di queste donne erano delle nostre concittadine, delle donne italiane. Quindi c'è un avvenimento tragico all'origine di questa festa. Poi le donne, le associazioni internazionali di donne, hanno nel tempo deciso, di riconoscere, come dire, la giornata del 8 marzo, di farla diventare simbolo della giornata di lotta della donna contro appunto le discriminazioni, contro le disparità e contro appunto questa subordinazione a donna rispetto all'uomo. Quindi questo è il significato dell'8 marzo. È una festa che va ricordata per questo. Poi sì,
facciamo anche nella carcere, ma non ne perdiamo il significato perché altrimenti la svuotiamo totalmente e le nuove generazioni non capiscono più di cosa effettivamente si tratta. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo pensato quest'anno appunto di omaggiare donne, dicevo, tradotto così il discorso, con le donne che a Sola Loro si sono particolarmente impegnate, iscritte, che hanno dato il loro contributo, diciamo, no? E si sono impegnate ognuno nel proprio ambito per far crescere culturalmente questo paese. Come ci siamo mosse rispetto a questo? Noi abbiamo scritto, quindi ci siamo consultate, abbiamo interpellato le associazioni presenti sul nostro, delle associazioni di donne presenti sul nostro territorio, che sono appunto l'UDI e il CIF. Abbiamo chiesto loro di redigere un elenco, di indicarci i nominativi maggiormente significativi fra le loro aderenti, e poi con alcune donne ci siamo viste incontrate e abbiamo cercato di fare un tantam e di ricostruire la memoria storica, appunto per cercare di fare un elenco che non escludesse nessuno. Io spero, così abbiamo operato, e io spero ovviamente di non aver dimenticato, perché sarei profondamente dispiaciuta e me ne scuso sinceramente se questo è accaduto, ma vi prego di credermi che abbiamo fatto tutto il possibile proprio attraverso i contatti diretti e personali con molte di voi per cercare di avere un elenco completo. Se nel caso noi ci fossimo dimenticati di qualcuno, vi prego di segnalarcelo, che provvederemo in qualche modo. Abbiamo anche qui questa mattina, la nostra cerimonia sarà arricchita dal gruppo lettrice della biblioteca, che ringrazio veramente per la loro partecipazione, per la loro disponibilità. Sono diventate le mie, come dire, collaboratrici assidue e ho in mente di fare qualche progetto con loro, come già accennavo da loro che segnali il pomeriggio. Ecco, e quindi sono qui perché ci accompagneranno questa mattina, dedicheranno a voi dei brani e delle poesie. Abbiamo qui il nostro sindaco, che ringrazio di cuore per la sua presenza, che è venuto a portarci il suo saluto. Buongiorno a tutti, a tutte e a tutti. No, è una giornata un po' particolare perché io questa festa l'ho sempre, un po' come anche altre feste, sono quelle feste che non dovrebbero essere neanche festeggiate. Adesso non voglio partire in maniera un po' così provocatoria, perché non è che bisogna ricordarsi delle donne un giorno all'anno. E però è giusto ricordare non tanto la festa delle donne, ma quell'evento. Ha fatto benissimo l'assessore Salvo, che ringrazio per l'impegno che sta mettendo per ricordarci costantemente come comunità il fatto che non esiste solo una parte dell'universo, ma c'è un insieme, il genere è doppio, non è soltanto di una parte, e questa difficoltà nasce da una cultura che non ci aiuta da questo punto di vista. È giusto ricordare l'evento, ma io credo sia necessario soprattutto ricordare il lavoro costante che delle cittadine, voglio usare questo termine perché è importante per me collocare, usare questa parola, delle cittadine in tutti questi anni hanno fatto per questa comunità, e credo che sia un riconoscimento, un ricordo, una motivazione che deve esserci tutti i giorni, perché le donne hanno una serie di compiti sociali particolari, hanno dei compiti naturali insostituibili, ma hanno quindi anche un plus di lavoro rispetto al genere maschile, e questa cosa noi uomini forse spesso volutamente ce la dimentichiamo. Ed è necessario ricordarlo in maniera corretta. Mi piace molto la partecipazione, anche il taglio culturale che viene data questa mattina, perché sennò si rischia sempre di fare delle cose abbastanza autoreferenziali, abbastanza retoriche. Questo è qualcosa che ci fa anche ragionare e ci fa anche così considerare questo momento di riflessione, di festa sì, ma di riflessione, qualcosa che va al di là appunto della giornata, dell'aspetto anche commerciale che in questi anni è diventata necessariamente, perché poi scattano questi meccanismi. Io voglio ringraziare l'assessore appunto per l'impegno che si sta mettendo, ringraziare soprattutto tutte le donne di Sola Loro. Oggi noi qui riconosciamo qualcosa a una microscopica rappresentanza, ma il lavoro che è stato fatto soprattutto dalle due associazioni ricordate, il CIF e l'UDI, è fondamentale per l'impegno che socialmente in tutti questi anni hanno avuto nella mia comunità, proprio per tenere vivo una rappresentanza, un modo di operare, di relazionarsi, di sensibilità con delle categorie che magari avevano bisogno, o comunque con iniziative che mettevano la donna al centro di questo percorso. Quindi io ci tengo a evidenziare questo aspetto. Questa comunità stamattina
chiama alcune donne, ma vuole chiamare tutte le donne che in questi anni hanno lavorato e si sono impegnate e che giustamente devono avere una festa.